Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, calano i nuovi contagi, sono 202, ancora 71 morti. In Lombardia quasi il 50% dei casi giornalieri, ma sono in calo. Sono 202 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, numero in calo rispetto ai 283 dell'altro ieri, che porta il totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia a 235.763. Il trend dei contagi continua così a scendere fino allo 0,08%. Dai dati della Protezione Civile emerge che 7 regioni non hanno avuto nuovi casi e sono Puglia, Trentino, Alto Adige, Abruzzo, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e Basilicata. Armi all'Egitto, Di Maio alla Camera dice vendita delle navi non ancora autorizzata su Regeni incessante richiesta di verità. Il ministro degli esteri durante il question time ha risposto a un'interrogazione di Liberi e Uguali sulla maxi commessa da 9-11 miliardi che ha ricevuto l'ok del premier Conte. Il Cairo resta uno degli interlocutori fondamentali nel quadrante mediterraneo, anche in Libia, poi aggiunto, prima di ricordare che il governo sta monitorando anche il caso di Patrick Zaki. Presidente del Consiglio, a domanda dei giornalisti all'uscita da Palazzo Chigi, non ha commentato, ha detto ho urgenza di riferire, riferirò appena possibile in commissione. Migranti, barcone con 53 persone si rovescia davanti alle coste tunisine, almeno 34 le vittime, anche 22 donne e 3 bambini. La strage è avvenuta nelle acque tra El Ouza, nel Gebaniana, e Kraten a largo delle isole Kernenau nella mattinata di mercoledì. Una delle donne recuperate era incinta. Il portavoce ufficiale dei tribunali della città tunisina, Murad Turki, ha annunciato l'apertura di un'indagine per scoprire chi abbia organizzato la traversata. Coronavirus, Fontana sostituisce il DG della Sanità della Lombardia che decise di lasciare aperto l'ospedale di Alzano Lombardo. Luigi Caiazzo, che ha continuato a rivendicare il lavoro svolto, comunque diventerà vice segretario generale della regione con delega all'integrazione sociosanitaria. Nelle scorse settimane era stato ascoltato dai PM di Bergamo. Campania, un altro addio in Forza Italia, l'ex fedelissima di Luigi Cesaro, a processo con lui per voto di scambio, passa con De Luca. La consigliera regionale Flora Beneduce, in un colpo solo, annuncia di lasciare il partito di Berlusconi e di voler appoggiare il governatore Demmo uscente alle imminenti elezioni regionali, mentre lascia sospesi per ora i rumors che la vorrebbero pronta ad aderire ad Italia Viva. Forza Italia dice che ha da tempo smesso di esercitare qualsiasi funzione democratica, non posso non riconoscere da medico che De Luca ha lavorato incessantemente per proteggere la Campania dalla pandemia. Notizie da Napoli e dalla Campania, ecco come il maresciallo infedele passava le informazioni al clan. Tutte le accuse a Vincenzo Di Marino, il maresciallo maggiore della tenenza di Sant'Antimo, accusato di aver passato informazioni a uomini dei Puca. Incontrava membri di spicco del clan Puca, passava loro informazioni su indagini e si adoperava addirittura per sviarne una. È quello di cui era capace, secondo la DDA, il maresciallo maggiore Vincenzo Di Marino, in servizio presso la tenenza di Sant'Antimo. In Carabinieri, al centro dell'indagine sui tre clan cittadini, e l'antimafia sta cercando di provare il suo coinvolgimento negli affari, in particolare del clan Puca. Allarme e nuove trivellazioni ad Agnano, mistero svelato, un progetto cofinanziato dalla Regione e portato avanti dalla società Graded in accordo con l'INGV, Federico II Partenope, Università Vanvitelli e CNR. Non si tratta di un nuovo deep drilling project, come pure qualcuno iniziava a temere e a denunciare. Emergono in queste ore importanti novità sulle trivellazioni in corso ad Agnano, nell'area afferente al comune e di Pozzuoli. Notizie da Treviso e dal Veneto.
Bene, cari amici, prima di passare le notizie diamo subito la parola a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, che ci ragguaglierà sugli ultimi aggiornamenti, sulle ultime news. Nel tardo pomeriggio di ieri, una forte ondata di maltempo, quasi improvviso, si è abbattuta in provincia di Venezia, andando a colpire in modo particolare la città storica, con vento da sud-ovest e con una violenta grandinata, imbiancando gran parte delle calli del centro storico, formando uno strato di ghiaccio. Tutti i trasporti del servizio pubblico si sono fermati per mancanza di visibilità, un fenomeno che è durato poco, ma di forte intensità. Maltempo anche in provincia di Treviso con allagamenti nel Montello. Ed è tutto, Massimo Bonella per Radio Science. Mom, arriva l'orario estivo, si torna a viaggiare nei sabati feriali, servizi rimodulati a favore dei pendolari in vista della bella stagione. Torna l'orario feriale tutti i sabati, restano sospesi invece i servizi mercatali. Discarica dei computer, iniziati i lavori per la pulizia definitiva dell'area. Dopo quasi 30 anni, il monastero e San Biagio di Callalta, con Contarina e l'avvocato Chiaventone, trovano la soluzione. L'intervento prevede la rimozione di circa 90 tonnellate di computer. Deruba una viaggiatrice in stazione e scappa attraverso i binari, è stata arrestata. Una 25enne marocchina residente tra Udine e La Marca è stata bloccata dalla polizia ferroviaria mentre cercava di dilugarsi. La giovane era destinataria di un divieto di ritorno nel comune di Treviso. Travolto e ucciso sul cavalcavia, sconto di pena per Federica D'Ametto. Nel processo d'appello ridotta la condanna per la 38enne che ha investito Enrico Scarabello, ferendo la moglie Elisa Zanardo e allontanandosi subito dopo. Aveva in corpo un tasso alcolemico 6 volte superiore alla media e metadone nel sangue. Istituto Galilei cambia sede e lascia Treviso da settembre. Il sindaco di San Biagio di Callalta ha avuto conferma del trasferimento dal direttore Sandro Spigariol. L'offerta scolastica sarà ampliata nella frazione di Olmi. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Regeni, governo impegnato per la verità. Dopo l'indignata reazione dei genitori, Conte e Di Maio hanno assicurato che l'Italia continuerà a chiedere giustizia. Dopo il via libera alla vendita della fregata Fincantieri all'Egitto e l'indignata reazione dei genitori di Giulio Regeni, che si sono sentiti traditi dal governo, la commissione d'inchiesta sulla morte del ricercatore friulano ha chiesto di sentire urgentemente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla luce degli ultimi rilevanti sviluppi in ordine alle relazioni bilaterali italo-egiziane. Movida Trieste si punta sugli steward. Nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza deciso anche il divieto di bottiglie di vetro nella zona di Piazza Venezia e Via Torino. Ieri mattina, presieduto dal prefetto di Trieste, Valerio Valenti, si è tenuto un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui oltre ai locali erano presenti anche vertici delle forze di polizia e hanno partecipato anche l'assessore Paolo Polidori e i rappresentanti della Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Trieste. Scontro tra due auto, coinvolti anche due bimbi. A Pasiano, incidente nel pomeriggio poco prima delle 17 tra via Galappat e via Garibaldi. Poco prima delle 17 due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Galappat e via Garibaldi a Pasiano di Pordenone. La prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone e il personale sanitario accorso sul posto con ambulanza e automedica hanno collaborato per prestare le prime cure ai 4 adulti e 2 bambini a bordo dei 2 veicoli. Nessuno sarebbe rimasto ferito in modo serio. E adesso, prima di continuare con le notizie, passiamo la parola a Massimo. Muore in casa, 55 anni, trovato dopo 2 giorni, Pavia di Udine. L'allarme è stato lanciato dai parenti e dai vicini di casa che non avevano più sue notizie. Un uomo di 55 anni di Pavia di Udine è stato trovato senza vita ieri mattina, mercoledì 10 giugno, intorno alle 9.30 nella sua abitazione, dopo l'allarme lanciato da parenti.
scusatemi, dai parenti, dai vicini di casa che non avevano sue notizie da due giorni. I vigili del fuoco e i carabinieri di Palmanova hanno fatto ingresso nell'abitazione e hanno fatto la triste scoperta. Si tratta di una morte causata da un malore fatale. A Casarsa della Delizia è stato inaugurato il centro di assistenza primaria. Per quanto riguarda i nuovi cantieri, è appena partito quello di Palazzetto dello Sport, il Pala Rosa. Fase 2 quindi a Casarsa della Delizia, con l'avvio di due nuovi cantieri, anche conclusioni di quelli fermati per poco tempo durante il lockdown. Infatti venerdì 12 giugno ci sarà l'apertura formale del nuovo centro di assistenza primaria nella struttura dell'ex municipio in via Vittorio Veneto, che era pronto già da inizio anno. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.